Radio Radicale, siamo in collegamento con il professor Massimo Villone, costituzionalista, che salutiamo. Buonasera, professor Villone, Buonasera. con cui vogliamo parlare degli ultimi sviluppi politici e quindi della decisione del Presidente del Consiglio incaricato Conte di rimettere il suo mandato a seguito della questione Savona e dell'incarico poi al professor Cottarelli da parte del Presidente della Repubblica. Lei nella giornata di domenica 27 maggio sul Manifesto aveva scritto un editoriale dal titolo molto chiaro: Un errore sbarrare Palazzo Chigi a Paolo Savona. Perché, professore? Ma perché quello che si stava delineando e che io per la verità speravo non accadesse era la possibilità che il capo dello Stato in realtà opponesse un diniego motivato no, non per le qualità della persona di Savona, che sulla quale c'è poco da dire perché ha un curriculum assolutamente di tutto rispetto, ma motivato da ragioni politiche, che poi è stato evidente, erano state alla base della decisione del Capo dello Stato quando lo stesso Mattarella, la sera, uscendo dopo l'incontro con Cottarelli, ha detto: io non potevo accettare un ministro anti-euro. Con Conte vuole dire? E certo, Sì, sì. No, dopo, no, ha dopo, detto Cottarelli, c'è stato un. Sì. no, chiedo scusa, dopo l'incontro con Conte, uscendo, Sì. ha motivato così: no, io non potevo accettare un ministro anti-euro. E con questo è stato evidente che quindi la ragione del rompersi, diciamo, dell'interruzione di questo iter di formazione del governo è stato un dissenso di linea politica, tra l'altro motivato, devo dire, su un terreno piuttosto debole, perché in realtà nel programma, nel cosiddetto contratto, nel programma di governo, diciamo, non c'era affatto l'uscita dall'euro, non c'era nessuna forma di rottura particolare e il capo dello Stato si riferiva in sostanza a opinioni espresse in passato, in altro contesto, non in contesto dell'esercizio di funzioni pubbliche, diciamo, da parte di Savona, critiche nei confronti dell'euro, in particolare poi critiche nei confronti della posizione eccessivamente dominante della Germania nell'Unione Europea. Bisogna dire critiche largamente condivise da quasi tutti i soggetti politici in Italia, quindi anche questo è un elemento ulteriore di stranezza. E quindi la motivazione è stata evidente, evidentemente di natura politica, e la conferma poi si è avuta ancora ulteriormente, e qui appunto si ribadisce l'errore, con la nomina di Cottarelli, perché Cottarelli è l'esatto contrario di Savona. E quindi Mattarella non solo ha detto: io fermo Savona perché non mi piace l'indirizzo politico che si sembra prefigurarsi, nemmeno c'è scritto nel contratto, ma sembra prefigurarsi con la partecipazione di Savona, quanto poi io voglio uno che è l'esatto contrario e che quindi, diciamo, mi rassicura, mi piace di più. E, tra l'altro, facendo una cosa, e questa è l'ultima conferma di un errore fatto, una cosa del tutto inutile, perché Cottarelli con ogni probabilità non avrà la fiducia, sembra ormai uno scenario questo abbastanza certo, dopodiché dovrà dimettersi e quindi si andrà praticamente nei tempi più brevi a nuove elezioni e quindi le politiche che si sarebbero volute fare attraverso Cottarelli non si potranno fare perché non avrà la concreta possibilità di farle. E quindi da tutti questi punti di vista il capo dello Stato che scende in campo, praticamente smette la veste dell'arbitro e prende quella di giocatore, cosa che non deve assolutamente fare, non deve partecipare o sovrapporsi agli indirizzi politici di governo, questo è un punto che rimane nel nostro sistema costituzionale precluso al capo dello Stato, e
per motivazioni sbagliate, ragioni politiche, debolmente fondate le opinioni del ministro Pectore e inutili in prospettiva. Più di questo, se uno non sbaglia così, poi voglio sapere l'errore che cos'è. Ecco, a parte diciamo il criterio dell'utilità, però ecco, sotto il profilo costituzionale lei quindi ritiene che in qualche modo il capo dello Stato ha violato insomma, il profilo costituzionale che deve avere, oppure è rimasto comunque nelle sue prerogative, visto che è lui che poi vaglia i ministri? Ma le prerogative del capo dello Stato, intanto bisogna capire esattamente che cosa sono, perché lo sanno anche le pietre, che diciamo il ruolo del capo dello Stato è un ruolo che qualche volta si definisce a fisarmonica, nel senso si allarga o si restringe a seconda del contesto politico in cui si colloca, perché se c'è una maggioranza che ha una sua coesione e che in prospettiva può avere la fiducia parlamentare, ovviamente il ruolo del capo dello Stato si restringe. Si restringe perché non è pensabile che il capo dello Stato, che è il rappresentante dell'unità nazionale, si metta contro la maggioranza parlamentare uscita da un voto, perché non c'è nulla di più lontano da rappresentare l'unità, come ovvio. Ora, questo era il caso, nel senso che si era, sia pure faticosamente, con qualche contenzione, con momenti anche non accettabili, discutibili, quello che si vuole, comunque si era formata questa potenziale maggioranza che aveva una solidità numerica in Parlamento, nel senso che i numeri ce li aveva per avere voto di fiducia. In queste condizioni il ruolo del capo dello Stato si riduce, ma fisiologicamente si riduce, proprio perché non si può pensare che il capo dello Stato giochi contro qualcuno o qualcosa, in particolare giochi contro una maggioranza parlamentare. Il capo dello Stato si può contrapporre a una maggioranza su singoli atti, per esempio rinviare una legge incostituzionale perché manca la copertura dell'81 o rifiutare l'emanazione di un decreto lesivo alla Costituzione, ma su singoli atti, non perché non è gradito a lui l'indirizzo politico di governo. E queste sono cose che nella nostra architettura costituzionale non sono appropriate per il capo dello Stato, quindi in questo sicuramente, a mio modo di vedere, c'è stato un errore anche piuttosto serio da parte di Mattarella. Perché l'abbia fatto poi rimane da vedere, perché sì. Le motivazioni che ha dato, la tutela del risparmio degli italiani, è da vedere, perché noi con questa scelta andiamo a un periodo di turbolenza di qualche mese che, come dicevo, con ogni probabilità mette nel nulla l'obiettivo, perché adesso già oggi si è visto lo spread prima scendere e poi però subito dopo risalire, la borsa ha un po' guadagnato, poi subito dopo ha cominciato a scendere al precipizio, quindi è evidente che non con una prospettiva di lunga turbolenza, che potrebbe chiudersi con lo stesso esito elettorale, con magari le stesse forze più forti, perché questa mossa di Mattarella rischia, come molti dicono, di rafforzare i soggetti politici che sono stati in qualche modo impediti a governare, e mi sembra evidente che anche l'obiettivo dichiarato da parte di Mattarella come obiettivo, diciamo, da tutelare, da garantire, è stato mal posto. Ci ho detto, vorrei che fosse chiaro, a me il governo giallo-verde non piaceva e non piace, perché lo personalmente considero un governo di destra e io sono uomo di sinistra, però questo non vuol dire che dal punto di vista costituzionale, visto che non mi piace il governo, io debba applaudire se poi il capo dello Stato scende in campo a gamba tesa. Deve essere la battaglia politica a contrastare un governo il cui indirizzo io, cittadino della Repubblica, non condivido. Non deve essere il capo dello Stato a farlo per me dal Quirinale. Ecco, volevo capire un'altra questione, cioè da questa sua analisi se ne può dedurre che coloro come il Movimento 5 Stelle e anche Fratelli d'Italia che hanno parlato di impeachment hanno delle ragioni per poter procedere su questa strada?
No, io francamente non, su questo non, a questo non arriverei, insomma ci sono in politica e nella Costituzione, rispetto alla Costituzione ci sono peccati veniali, peccati seri ma non mortali e peccati mortali non suscettibili di assoluzione, mettiamola così. E questo, tutto quello che è accaduto non mi pare che ricada nell'ultima categoria, che è quella che poi giustificherebbe diciamo l'attacco sul piano giuridico formale a capo dello Stato con la messa in stato di accusa. Tra l'altro aggiungo che è un'arma di fatto non azionabile in questo momento perché mancano alcuni pezzi essenziali del procedimento e mancano le giunte per le autorizzazioni a procedere che dovrebbero congiuntamente svolgere un'istruttoria diciamo, sui fatti ascrivibili ad un attentato alla Costituzione, questa è la figura, e manca per quello che io so, mancano i giudici aggregati, 16 giudici che si aggiungono alla Corte Costituzionale per il giudizio conclusivo, perché sono sorteggiati da un elenco di 45 che viene ogni 9 anni eletto dal Parlamento e mi pare che siano scaduti quelli che c'erano senza essere rinnovati. Quindi mi pare più un argomento che come dire, di polemica e di, in prospettiva di campagna elettorale. Io penso che non siamo su questo. Penso però che ci sia un prezzo politico che verrà pagato dalla Presidenza e dallo stesso Mattarella, che è quello di essersi messo di traverso con motivazioni che possono essere usate anche strumentalmente contro di lui, cioè la motivazione sostanzialmente di aver prestato, di aver aperto la strada a poteri finanziari e a soggetti, diciamo, nostri vicini a noi nell'ambito dell'Unione Europea, ma di interessi contrapposti rispetto ai nostri, e senza tener conto di quello che era il voto del popolo italiano, che poi doveva essere il primario riferimento del capo dello Stato. Quindi il prezzo politico io credo che ci sarà, sia per Mattarella, sia, e questo è ancora più grave, per l'istituzione Presidenza che ne esce in qualche modo indebolita. Che questo debba tradursi in una sanzione giuridica, francamente non lo penso. Ecco, per concludere, quindi, ecco, anche perché lei ha usato quel termine, il titolo è un errore, no? Sbarrare Palazzo Chigi a Paolo Savona e non una violazione, mi pare di capire che questo è un po'. No, no, ma infatti io lo vedo come un grave errore politico, no, fatto dal Presidente e devo dire ne sono stupito perché lo conosco anche personalmente come uomo di grande cautela, di grande prudenza. Mi stupisce che non l'abbia esercitata in questo caso, c'erano probabilmente altri modi. Tra l'altro Savona, sia pure forse con un po' di ritardo, ha mandato una lettera in cui ha cercato di rassicurare, dicendo che appunto lui non aveva nessuna intenzione di uscire dall'euro, quindi ci sono state nel percorso possibilità, diciamo, di una soluzione diversa della richiesta di garanzie sul piano degli orientamenti futuri. C'erano vie alternative, che erano quelle diciamo, del confronto più pacato e soprattutto della moral suasion, diciamo, come si dice spesso da parte del Presidente della Repubblica. Arrivare al diniego, al dire no, tu no, tu non, questo governo non si fa, perché poi alla fine il messaggio che è venuto è questo, Mattarella ha cercato di sfuggire, diciamo, a queste forche caudine dicendo no, ma non sono io che ho impedito a formarsi il governo, ma purtroppo sarà probabilmente detto così anche dalla gran parte della pubblica opinione, quindi
da questo punto di vista, come dicevo, il danno alla presidenza e allo stesso Mattarella probabilmente c'è, però appunto un errore politico. Però d'altra parte, se, per concludere veramente, se c'è stata una rigidità da parte del presidente, anche insomma dalle forze che avevano contratto l'accordo per il governo, c'è stata un'altrettanta rigidità, no? Sul nome di Savona. Magari poteva essere scelto, si diceva, Giorgetti o comunque un altro esponente che magari portava avanti la stessa politica. Guardi, che ci siano state degli irrigidimenti da un lato e dall'altro, questo è molto probabile, probabilmente sì, è successo così. Però bisogna anche comprendere che sul nome di Savona si era, come dire, piantata una bandiera politica, che era appunto quella di un cambio di rotta, non dell'uscita dall'euro in termini banali. Io personalmente sono contrario all'uscita dall'euro perché penso che sarebbe un errore, ma come tanti in Italia sono convinto anche che bisogna far cambiare rotta all'Europa, perché questa Europa non fa cose che siano nel nostro interesse. E non credo che sia una cosa rivoluzionaria o soppressiva come affermazione, lo pensano un po' tutti, diciamo, anche quelli che oggi sostengono Mattarella. Quindi questa cosa di Savona era diventata una bandiera politica. La cosa è censurabile, ma diciamo è accaduta ed è così. E il punto è che chi ha sostenuto questa linea, tra l'altro, ripeto, senza chiedere formali uscite dall'Europa, dalla NATO, dal quadro delle alleanze, ok, e ha dietro di sé il voto della maggioranza degli italiani, perché poi in campagna elettorale di queste cose si è parlato, della necessità di un'Europa diversa, ma l'hanno detto tutti, non è vero che non se ne è discusso nelle sedi appropriate. E si è andati al voto anche su queste cose, quindi è chiaro che dalla parte di chi si è irrigidito, diciamo, tra le forze politiche, c'è la sponda e la forza del voto popolare. Dalla parte del Presidente che cosa c'è? La sua personale convinzione, la pressione dei poteri finanziari, la pressione dei partners europei dell'Italia che fanno giustamente i propri interessi e non i nostri? E ecco qui la debolezza comparativa, diciamo, della posizione del Presidente della Repubblica. Ovviamente è tutto, diciamo, un contesto di valutazione politica nel quale il Capo dello Stato si è messo nel momento in cui è disceso nel campo della politica, cosa che era molto meglio che non facesse. Nel momento in cui è sceso si è esposto a questo tipo di valutazione, a questo tipo di contrasto. Molto chiaro. Allora io la ringrazio molto, ringrazio il professor Massimo Villone, costituzionalista, grazie e buon lavoro. Grazie a voi.